Simona Benedettini, analista. Buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi, Simona. Buonasera, grazie a voi. Io non ti vedo, eccoti qua, grazie. Allora, partiamo da un commento di tutto ciò che accade oggi, perché stiamo vedendo un'impennata importante sia per quanto riguarda il gas sia per quanto concerne il petrolio. A che cosa credi che sia dovuto? Ovviamente questo è un fenomeno di brevissimo termine, quindi immagino che sia legato più che altro alle dichiarazioni di Putin. Sì, è un'impennata che ha portato i prezzi del gas naturale a circa 120 euro il megawattora, quando ieri erano scesi al di sotto dei 100 euro megawattora, e invece ha portato i prezzi del Brent a circa 120 dollari al barile. È una variazione in continua evoluzione che segue, come hai detto tu, le dichiarazioni di Putin di quest'oggi, che ha detto che d'ora in poi la Russia accetterà pagamenti per le proprie esportazioni soltanto in rublo. Quindi questo ovviamente ha determinato il timore di possibili rallentamenti nelle importazioni di gas naturale e di petrolio, anticipando in un certo senso quelli che erano i piani, se così possiamo dire, o i dubbi della Commissione degli Stati Uniti al riguardo. Ad ogni modo, occorre distinguere tra quella che è la dichiarazione di Putin e i suoi effetti di breve periodo, di brevissimo direi periodo, come abbiamo visto, da quello che è piano della Commissione di affrancamento dalla dipendenza dal gas naturale della Russia, che è un piano che avrà necessità di anni per essere poi portato a compimento. Assolutamente, senza alcun dubbio. Nel frattempo volevo semplicemente capire, visto che ecco, Biden viaggia per venire a Bruxelles e introdurre proprio nella giornata di domani nuove sanzioni nei confronti della Russia, potrebbero essere ancora più nocive anche per l'Europa, a vostro avviso? Allora, mi sentirei di escludere, perché sarebbe una scelta suicida per l'Europa che domani possa essere presa la decisione nel corso del Consiglio europeo di uno stop all'importazione di gas naturale dalla Russia e di uno stop di gas, di petrolio sempre dalla Russia. Questo perché vorrebbe dire razionare, per usare un eufemismo, i consumi del comparto industriale e delle famiglie, quindi sarebbe una scelta a dire poco veramente scellerata. Credo diversamente che domani si discuterà non solo di come poi mettere a terra il piano annunciato in una precedente comunicazione della Commissione europea, ma che si discuterà poi anche di quello che sarà il ruolo degli Stati Uniti nell'assicurare gli approvvigionamenti di gas naturale dell'Europa, e di quello che è invece un dossier tutto interno all'Europa, su cui gli Stati Uniti per ovvi motivi non hanno voce in capitolo, e che riguarda poi come mitigare l'impatto degli alti prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale su imprese e consumi. Quindi questi saranno i temi in discussione nel Consiglio europeo del 24 e del 25 marzo prossimi. Allora, intanto volevo semplicemente leggere un pezzo nella comunicazione. Bruxelles esamina anche i potenziali impatti di proposte come il tetto al prezzo del gas e soluzioni per limitare l'effetto di traino del prezzo del gas all'ingrosso sulle bollette dell'elettricità di consumatori e imprese. Ecco, un'ipotesi, un tetto del prezzo del gas, che tipo di soluzione ti sembra? Allora, la Commissione in realtà nella sua commissione dice che imporre un prezzo e un tetto europeo prezzi del gas è un'opzione da considerare, ma che non sarà considerata nell'immediato. Questo perché avrebbe poi seri effetti su quella che è la stessa sicurezza degli approvvigionamenti, nella misura in cui io metto un tetto al prezzo del gas naturale, i produttori si rivolgeranno a mercati dove questo tetto non c'è, quindi le condizioni poi di prezzo sono molto più redditizie, senza poi considerare il fatto che nel momento in cui imponiamo chiaramente un tetto ai prezzi appunto europei, questo tetto può diventare un riferimento a cui anche quando poi i prezzi scenderanno potrebbe essere comunque offerto il gas naturale di altri paesi, quindi questo poi lo farebbe divenire
più costoso anche i momenti in cui il prezzo del gas naturale scende. Quello che invece diversamente annuncia la Commissione nella sua comunicazione è l'istituzione di una task force per l'acquisto congiunto di gas naturale dagli Stati membri, in modo tale che gli Stati membri non si facciano concorrenza tra di loro e che quindi, diciamo, non ci sia poi un rischio, no, di approvvigionamento iniquo da parte dei diversi Stati. Allo stesso tempo, poi mettere insieme la domanda di gas naturale di tutti gli Stati membri aumenta il potere negoziale degli Stati membri, dell'Europa stessa e quindi degli Stati membri, e quindi questo permette ai diversi paesi di spuntare prezzi, diciamo, più convenienti, soprattutto in un momento in cui gli altri paesi produttori percepiscono che c'è una domanda molto stringente, no? Perché si decide chiaramente di fare molto meno affidamento sull'importo dalla Russia. Ecco, tornando ovviamente alle misure da parte del Bruxelles, c'è questo desiderio, riempimento dei depositi di gas almeno all'80% per il prossimo inverno e dall'anno successivo al 90% entro il 1 novembre. Volevo cercare di capire insieme a te se, ecco, nel caso di un annuncio di sanzioni ancora più, diciamo, dannose per la stessa Russia domani, Putin potrebbe dire: ok, noi smettiamo di fornire gas e interrompiamo il flow. Che cosa succede in questo caso? Beh, questo, diciamo, potrebbe accadere, però allo stesso tempo la Russia importa, se non vado errata, circa i 3/4 delle proprie esportazioni, della propria produzione interna verso l'Europa, quindi sarebbe una scelta suicida anche per lo stesso Putin. L'alternativa per la Russia in questo momento è la Cina, ma ancora il gasdotto, diciamo, che dovrà portare il gas russo in Cina non è ancora funzionante, non è ancora stato quindi realizzato, per cui credo che si tratti ovviamente di una partita, come in questi casi, del tutto strategica, ma dove poi, insomma, gli effetti reali sono fuorché, diciamo, che scontati. C'è anche da dire che, insomma, nelle precedenti settimane ci sono state delle sanzioni importanti verso la Russia, ma che il gas russo è continuato ad arrivare in Europa in modo stabile. Ecco, un'altra questione che vorrei chiarire è che Draghi in Senato aveva ovviamente presentato, diciamo, anche lo stesso Zelensky, anzi scusate, al Parlamento, non soltanto il Senato, Camera e Senato, e aveva parlato anche che poi successivamente che cercheranno di dividere il problema aumento dei prezzi del gas e della luce, perché diciamo che ha spiegato che sono due fenomeni completamente diversi. Come si raggiunge questo risultato? E poi abbiamo sentito altri esponenti, anche se vogliamo dire il ministro dell'energia tedesco, lo stesso della transizione ecologica italiano, Cingolani, che hanno detto in più occasioni che ecco, questo stacco dalla Russia in termini di dipendenza energetica effettivamente diventerà molto più veloce rispetto a quello che si aspettano gli analisti. Mi rendo conto che ho fatto due domande, partiamo con la prima. Allora, dunque, come diciamo, disaccoppiare gli andamenti del prezzo del gas dagli andamenti dei prezzi dell'elettricità? Allora, questo lo si può fare in vari modi, i quali sono oggi oggetto di esame da parte della Commissione, ma rispetto ai quali una presa di posizione a livello europeo e quindi sostanzialmente un cambiamento a livello europeo delle regole che oggi governano i mercati elettrici di tutti gli Stati membri è un cambiamento che richiederebbe moltissimo tempo. Questo per ragioni molto tecniche che non so, diciamo, se sia questa la sede opportuna affinché possano essere condivise. Quello che la comunicazione fa nella Commissione fa nella sua comunicazione è considerare i pro e i contro di una serie di soluzioni che gli Stati membri possono mettere, diciamo, a terra, possono adottare per appunto separare l'andamento dei prezzi del gas da quelli dell'elettricità. Una di queste modalità è quella sostanzialmente di fare sì che le fonti di generazione elettrica rinnovabile, che sono appunto quelle meno costose, possano essere contrattate su un mercato distinto rispetto a quello in cui oggi prende parte la contrattazione anche dell'energia elettrica appunto prodotta da queste fonti. Quindi andando a negoziare
queste fonti, cioè l'elettricità prodotta da queste fonti su un mercato distinto, verrebbero anche adottate regole di prezzo distinte e quindi in questo modo si separerebbe appunto la formazione del prezzo dell'elettricità per queste fonti, ok, dall'andamento del prezzo del gas. Quindi questa è una delle proposte. Tra le altre proposte, la Commissione parla dell'introduzione di tetti, anche qui dei prezzi dell'elettricità che si formano in ingrosso. È una scelta non banale, perché nel momento in cui noi introduciamo un tetto ai prezzi dell'elettricità all'ingrosso per calmierare i prezzi, scusate, per l'effetto poi dei prezzi del gas, subentrano tutta una serie di complicazioni non banali anche a livello non solo di contrattazione interna, ma di contrattazione dell'elettricità anche con gli altri stati membri. Quindi non è assolutamente un tema banale. L'Italia, come altri paesi, sono a lavoro su questo, perché ovviamente occorre trovare poi una soluzione che sia non solo di breve periodo, ma anche di medio periodo, perché questa volatilità che noi stiamo osservando sui prezzi del gas non finirà di certo con la fine della guerra in Ucraina, che speriamo peraltro avvenga prestissimo. Ecco, possiamo fidarci alle dichiarazioni che comunque questo distacco, questa separazione dalla Russia in termini di dipendenza avverrà prima delle previsioni degli analisti? Ma diciamo, questo mi lascia un po' scettica, nel senso che allora, quali alternative noi possiamo avere? Allora, possiamo intanto avere la possibilità, possiamo ricorrere, come lo stesso ministro Cingolani ha dichiarato nella sua audizione al Senato della scorsa settimana, possiamo intraprendere due strade. Allora, la prima strada è quella di approvvigionare sostanzialmente più gas liquefatto naturale, gas naturale liquefatto da altri paesi. Allora, finché questo sia possibile, è necessario costruire dei terminali, no, di rigassificazione, i quali nel caso di rigassificatori a terra richiedono 3-4 anni, nel caso di rigassificatori offshore, quindi si parla sostanzialmente di circa diciamo un anno. Quindi ora questo diciamo è tutto da vedere se sarà prima di quanto annunciato della Commissione. Secondo, appunto, si può continuare come stiamo facendo adesso a ovviamente importare tramite gasdotti, ma semplicemente rivolgendosi ad altri paesi, tra cui per esempio il caso dell'Italia e dell'Algeria, da cui già importiamo, ma possiamo aumentare la capacità di importo. Ora, l'Algeria ha preso ad esportare il proprio gas anche nella forma di LNG verso mercati più redditizi, perché l'LNG appunto è una forma, no, di chiamiamola così, di trasferimento del gas naturale che segue appunto un andamento di prezzi molto più redditizio. Quindi anche qui bisogna capire qual è poi la disponibilità ad importare, per esempio, no, di un paese attraverso gasdotto qualcosa che può essere trasportato attraverso altra forma in modo più redditizio. Quindi io sul fatto che questo, diciamo, affrancamento dalle importazioni dalla Russia avvenga in termini rapidi, insomma, mi lascia un po' francamente perplessa, anche perché ricordiamoci appunto che adesso se andiamo incontro alla stagione estiva, ma insomma ben presto ritorneremo poi anche verso la stagione invernale, e a fronte di che cosa? A fronte di stoccaggi che almeno nel caso italiano oggi ancora non sono stati riempiti. Snam appunto lunedì ha fatto una delle aste, la più importante, perché c'era più capacità posta all'asta appunto di stoccaggio, ha fatto un'asta appunto per mettere a disposizione questa capacità di stoccaggio, che è andata semideserta. Quindi insomma la partita è ancora tutta da giocarsi, quindi cercherei insomma di arrivare a più miti consigli. Assolutamente sì, assolutamente sì, la partita è ancora in corso, senza alcun dubbio. Ultimissima domanda, e poi ti lasciamo andare. Simona, quali sono, diciamo, le tue previsioni da ora in avanti, visto che abbiamo discusso sino a questo momento quali sono, diciamo, le mosse intraprese dai singoli governi, le mosse intraprese a livello europeo? Alcune sono solo proposte, alcune sono solo supposizioni, però che cosa prevedi per il prossimo inverno? Perché ormai quello che fanno i mercati è dare sempre uno sguardo al futuro, e di solito si tratta di un futuro almeno di medio termine, se vogliamo un trimestre, 2 trimestri, e dunque che cosa possiamo immaginare per il prossimo inverno in termini di prezzi e l'energia? Beh, allora, difficile onestamente E fare certo. previsioni a fronte di Sì. appunto
No, no, assolutamente è uno difficilissimo. scenario così. No, chiedo scusa perché non ero sicura che appunto mi stesse sentendo. È molto difficile fare delle previsioni in uno scenario così appunto complesso. Quello che io mi aspetterei con l'arrivo del prossimo inverno non è una situazione più distesa dell'attuale, quindi non solo per lo scenario appunto che si sta profilando in Ucraina, ma anche perché, ripeto, diciamo, ancora la partita è tutta da giocare rispetto poi a come riusciremo a fare fronte a questa situazione di incertezza. Gli stati membri si stanno già muovendo, la Germania in primis ha siglato una serie di accordi di lungo termine per l'importazione di LNG verso altri paesi, l'Italia sta facendo altrettanto e lo stesso, diciamo, stanno facendo anche altri paesi, quindi per cui sicuramente lo sforzo è massimo. Su questo devo dire anche che sarà molto importante un patto di solidarietà tra i diversi stati membri. Questo mi sembra, diciamo, altrettanto un tassello essenziale. Però ecco, non mi aspetto onestamente una situazione, come posso dire, più distesa dal punto di vista del prezzo. Ecco, questo no. Grazie mille, come sempre Simona Benedettini, analista, grazie per essere stata con noi, buon pomeriggio e buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi.